Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto ormai andiamo di vlog praticamente. E oggi è domenica 12 se non mi sbaglio. Aspettate che guardo il mio orologino. No, è domenica 11. E praticamente oggi è una bellissima giornata per fare qualcosa di diverso, siccome da qui c'è la fiera, ci sono i banchetti, ci sono le giostre. Allora oggi scenderemo, ci incontreremo con Luisa, con la mamma, con Luca, andremo a fare un giro sui banchetti, ovviamente senza acquistare cose così tanto per acquistarle, ma se troviamo tipo le mutande per i bambini, per i maschietti, gliene prendo due o tre paia. Se trovo delle mutande per me, me le prendo. Se anche trovi per me. Delle mutande per me. Ma tu ce l'hai, cosa dici? Sì. Quelle che ci ha dato la zia siete piene, voi bambine. E poi così. E poi le porteremo a fare un giro sulle giostre. Mangeremo dei banchetti. Ma non dei banchetti, poi vabbè. Ci sono i banchetti quelli lì che vendono i panini, eccetera, eccetera. Adesso cercheremo di capire come fare per Gabriele e Maurizio, perché dove fanno tostare il pane alla fiera, fanno tostare anche tutte le altre cose e quindi quella roba lì loro non la possono mangiare, perciò è un casino, ma troveremo una soluzione. E niente, adesso abbiamo osteso e ho anche litigato con un'ape che mi voleva mordere. Da l'ospedale non mi hanno ancora chiamato per dirmi la data dell'intervento, perciò aspettiamo. Magari può darsi che vedendo l'attack non ce ne sia bisogno, chi lo sa. Magari, speriamo, sarebbe magnifico. Sarebbe la cosa più bella del mondo, sinceramente. E niente, comunque lasciamo perdere questa cosa qui, non ci pensiamo. Oggi passiamo una giornata spensierata, a divertirci. Ieri sera io e Sabrina stiamo guardando la 17ª stagione di Grey's Anatomy su Disney+, perché hanno caricato anche la 17ª stagione. E ci sarà anche la 17ª. Però noi stiamo guardando quella e adesso vi faccio vedere, ieri, devo stare attenta perché c'è ancora Giorgia che dormicchia, quello che abbiamo fatto in camera dei bambini. Comunque, quindi, se volete vedere Grey's Anatomy, su Disney+, trovate dalla prima fino alla 17ª. Tra poco anche la 17ª. Yeah. Ieri con Sabrina abbiamo iniziato a passare la candeggina e a pulire il muro dove era... Qui c'era la scritta di Giada fatta col rossetto e qui era tutto nero, quindi abbiamo iniziato a passare la candeggina, così prima che diamo il bianco si asciuga bene e poi daremo il bianco. Qui non c'era muffa, per fortuna in camera dei bambini non ce n'è, quindi non c'è bisogno di fare un trattamento anti-muffa e sarà da fare poi di là in camera nostra, perciò qui era solamente per pulire un po' il muro dove era macchiato. Dobbiamo ancora capire bene lì. Sabina, avevi detto che passandoci la candeggina lì era venuto bianco? Sì, ma solo dall'altra parte, non di... Vabbè, però dall'altra parte l'avevi fatto, quindi dobbiamo ancora levare questo rosa che non si capisce, vabbè, perché è uscito, e poi così asciuga bene il muro e poi daremo il bianco. Adesso vi faccio vedere, poi un altro spostamento, abbiamo levato il comodino, abbiamo spinto il letto di Giada, adesso vi faccio vedere, lì c'è casino, niente, si è vista lo stesso Giada, lì vedete abbiamo messo il lettino di Giada, ho levato il comodino così è spinto bene e bom, per adesso devono resistere ancora un pochino e poi avranno le loro camere divise. Lì c'è Giorgia che è mezza addormentata e lì c'è Sabrina. Adesso diamo una sistemata alle lenzuole e poi andiamo a preparare il pranzo. Che bella Olivia! Perché così? Olivia, ciao! Mia mano. Ciao! Guarda, io ho quattro mani, sono un mutante. Ma che mi sei carina, tu. Bene. Che bello che sei! Mamma mia, no, e poi abbiamo sistemato anche qui
Adesso vi faccio vedere bene tutto. In cima mi è venuta questa idea, questa montagna l'aveva fatta Gabriele a scuola, ha detto in terza, e quindi poi ho messo le letterine lì, perché tanto questa qua poi sarà la camera di Manuel e Gabriele. Manuel si è messo a posto col mio aiuto tutto il suo scaffale con tutti i suoi libri, anche se qualcheduno molto probabilmente se ne andrà, perché arrivano quelli di seconda. Qui c'è il piano di Gabriele con i libri che sono riuscita a recuperare di Giorgia, così almeno qualcheduno non l'abbiamo dovuto comprare. E qui abbiamo sistemato e pulito così. E niente, questa cassettiera rimarrà, perché è inutile, è troppo tosta, come vi dicevo. Cioè, guardate quelli ripiani, adesso come adesso non si trovano più dei ripiani così, così spessi. Quindi la teniamo e ve la faccio vedere. Qui abbiamo levato le lenzuola Manuel, la metterò qui. Tanto la botola, prima per quello che volevo far venire a cambiare questa botola, così poi diamo il bianco e poi la sistemiamo qua, e tanto su di sopra noi praticamente non ci andiamo mai qui. E boh, invece questo qua gli daremo una bellissima ripulita, ma rimane perché dentro è fatto così. Beh, a parte il disordine nel loro armadio, che faccio finta di non vederlo, fate finta anche voi, ci sono, vedete? E quindi loro avranno il loro armadio poi per metterci i vestiti, ma qua ci possiamo mettere tutte le coperte, asciugamani, accappatoi, sarà tutto quanto, sarà l'armadio di tutte le cose in pratica, che però si devono purtroppo tenere in camera loro, perché io non ho altro armadio dove mettere, cioè non ho altro posto dove mettere. Pochissimi mobili compreremo nuovi, comunque la maggior parte teniamo quelli che abbiamo, perché però qualcheduno, qualche cosina, tipo le scrivanie, che le ho già viste su Amazon. Comunque adesso andiamo a preparare da mangiare. Che bel cagnolino che sei, ciao, e a te, sono andata stata dei cani. Mettila, Olivia, basta, Olivia, porta. Ciao, Olivia. Ciao. Adesso ti faccio scendere. Sì, ci avrà 12 anni. Capite, 6.400 benzina. Avrà 12 anni. Oh, possiamo andare? Possiamo portare in giro. Che bella maglia, mamma. Tutti i miei cani li abbiamo portati a casa tua. Tu non chiedi. Tutti i miei cani li abbiamo presi e adottati, nel senso che abbiamo andato un anno o due. Ah, ovviamente tutti vaccinati con il cosino, il covid. Denia! Ciao signore! Ciao! Sabrina, sei dietro di me? Vai! Chi ce l'ha? La bambina. Oh mio Dio. Oh, cagnolini. Pantaloni. Non ci sto io lì dentro. Pia? Pia? Sì, spostati.
Via! Sono Emanuele che vuoi andare. Sono di Manuel. Preso! Allora, sai Luca! Ma ora che non ce ne sono potrebbe camminare un po', no? Sì. Via, vuoi fare due passi? Stasera non fa neanche freddo. Meno male. Però io devo fare la pipì. Aspetta. Che schifo. Ciao. Ma c'erano i bagni pubblici qua dietro. No, Maurizio, non ci sono più, se no il signore che dorme di sotto invece di pisciare. Se ti parti ci andrebbe nei bagni pubblici. Com'è che si chiama? Adesso vediamo. Sono le nuove giastre queste qui? Sì. Ora, guarda che cazzo. Andiamo senza possibilità di rintracciare tuo figlio, dove cazzo lo becchiamo? Non lo becchiamo mai più, andrà a dormire da sua zia che dormirà nel letto pisciato dal cane. Basta amore, scendi. Mio Dio, che gnocca. Dai che andiamo sulle giastre, su. Sì, no, io voglio... Che poi lei è tutta entusiasta, non sa neanche cosa sono le giostre. Mamma, io ora voglio subito... Dai, andiamo! Pia! Ah, non credo mica. Ma perché passi lì? Vai, dai. Non si tocca, andiamo alle giostre, dai. Sei andata dallo scuola, andata
bravissimi, bravissimi. Allora, oggi è lunedì. Vabbè, ieri sera siamo arrivati a casa tardi dalle doste. Stamattina dovevo presentarmi là alle 8 per fare il tampone, le ultime cose che mancavano prima dell'intervento, perché mi operano mercoledì 14. Quindi adesso alle 7 ci stiamo preparando, perché alle 8 appunto devo essere in ospedale e i bambini li porto alla mamma, anche perché non c'era nessun altro che... Dove sei stata tu? Era giù con Sabina. Perché non c'era nessun altro, appunto, cioè nessun altro che li lascia. E quindi adesso si stanno preparando molto velocemente, anche io, perché non mi hanno neanche dato altro tempo. Sta ancora dormendo invece, ma la prendo poi proprio all'ultimo, e così almeno la carico in macchina e andiamo. Infatti ieri l'ho lasciata vestita, proprio perché così stamattina era già pronta per andare, perché lei è piccola. A quest'ora lo sanno io. Che sonno. Vabbè, quindi un'altra mattinata in ospedale. Evviva! Se faccio presto come l'altra volta che alle 10 ero fuori, sarebbe fantastico. Speriamo, perché penso che devo stare là tutto il giorno, tutta la mattina, mi viene male. Anche perché così posso andare a prendere i bambini, venire a casa, e magari mangiamo presto e poi dopo pranzo ci andiamo a riposare. Perché Pia, lei dorme, ma poi... tutti noi saremo comunque stanchi, perché svegliandoci così presto. E ieri sera siamo io tra una cosa e l'altra. Sto facendo il video. Niente, dimmi. Ti volevo chiedere. E niente, quindi speriamo solo che faccio presto. Vi porterò con me un pochettino per quel che c'era a vedere. E niente. E adesso vado, così tiro dentro anche i panni, perché fuori... Ma no, c'è il sole. Ma ci sono anche le luci. Vabbè, per sicurezza tiriamo dentro i panni, visto che
Non sto in casa tutto il giorno. Cioè, la mattina tutto il giorno. Però, per sicurezza, vado a prepararmi. Ciao. Che sonno. Adesso è Rex. Allora, fatto tutto, ho fatto il tampone, la Rex al torace e devo tornare a un quarto all'una per fare la visita dall'anestesista. Infatti ci fermiamo giù dalla mamma, da Luisa, perché se poi devo tornare. E poi mentre andiamo a casa ci fermiamo un attimino dai cinesi perché devo prendermi un paio di ciabatte e un pigiama da portare poi mercoledì perché non ne ho nuovi e dei calzini, no, i calzini ne abbiamo comprati ieri sulla fiera e mi servivano anche le mutande e le abbiamo comprate ieri sulla fiera. Poi non mi serve nient'altro da portare dietro e i bambini adesso vediamo perché io devo essere alle 7:30 in ospedale, dicono di venire accompagnati ma io adesso vediamo un attimino come fare perché vediamo. Comunque adesso come? Questa postazione è nuova perché sono in camera della mamma e sono venuta di qui per salutarvi. Ah, guarda come sono magra. E per salutarvi, vabbè però non sono neanche così super grassissima. Vabbè. E perché comunque vabbè adesso poi vado a fare la visita dall'anestesista, poi andiamo a prendere quelle cose e andiamo dritti a casa. Inizierò un altro vlog di diciamo oggi pomeriggio, stasera, domani, che vi pubblico mercoledì e così almeno rimaniamo con la programmazione e poi e ovviamente venerdì invece vedrete il video dove c'è poi l'intervento eccetera eccetera. Vabbè, non vedrete l'intervento però quello che succederà mercoledì e tutto qua, tutte le mie sensazioni eccetera eccetera e basta. Sono un pochettino agitata ma proprio per il fatto dell'intervento, anche quando mi hanno operato d'ernia. Che poi oltretutto ho dovuto anche aspettare perché avevo la gamba, avevo il tutore perché mi ero venata la rotula e cadendo stupidamente e mi avevano poi dovuto, facendo la popò, con questa gamba così dritta, mi era uscita l'ernia inguinale per lo sforzo e quindi poi ho dovuto operarmi, e però quando mi hanno detto che mi dovevano operare ho avuto paura, anche perché da quando ero piccola che mi hanno operato a un occhio, poi non sono più stata operata, quindi ho avuto un sacco di paura. Oltretutto poi dovevano farmi la spinale, quindi ero ancora più impaurita e diciamo che adesso non dico che non ho paura, però comunque sarà una piccola incisione qui, un'anestesia locale, mi daranno qualcosa un po' per diciamo rimbambirmi così, però ecco, la spinale mi fa proprio paura, infatti non ho mai fatto neanche l'epidurale per i parti per questo motivo qui, quindi dovrebbe essere una cosa grandissima e più che altro è il risultato della biopsia quello che diciamo mi terrà sulle spine più che l'intervento in sé questa volta. Però comunque un pochettino di agitazione c'è lo stesso, perché comunque mi devono tagliare e mi devono ricucire, quindi un po' di paura comunque c'è lo stesso. Però adesso appunto sono venuta di qua in camera della mamma per salutarvi, per chiudere questo video, per ringraziarvi di tutti i messaggi d'affetto che
ci avete mandato e per ringraziarvi perché siamo arrivati a 2000. Quindi adesso risolvo questa situazione e poi, come vi avevo promesso, ci sarà sicuramente per i 2000 volevo festeggiare in una maniera da lasciare un segno un pochettino più non importante, però da lasciare proprio un segno anche a voi. Ovviamente non posso a tutti quanti voi perché sarebbe impensabile, sapete benissimo che siamo una famiglia normale, cioè quasi, con uno stipendio solo, e quindi non è che posso fare grandi cose, grandi numeri, però mi faceva piacere darvi un qualcosa, ecco, lasciarvi qualcosa. Quindi presto ci sarà questo video, devo prima risolvere questa cosa e poi vi farò questo video speciale 2000 iscritti, dove vi spiegherò che cosa fare e come farlo e nel mentre io appunto vi ringrazio tantissimo, vi saluto e ci vediamo comunque mercoledì con un nuovo video e poi venerdì con appunto con quello che invece succede poi da mercoledì in poi. Ma noi teniamo le dita incrociate. Spero che questi vlog vi piacciano e visto che poi comunque dovrò stare ferma e non ci sarà molto da far vedere, farò in modo di registrare i video del parto. Questa volta sicuramente, perché a parte mercoledì che magari sarò un po' rincoglionita, quindi non mi sembra il caso di raccontarvi cose che magari vi dico cose che non sono poi così, ma gli altri giorni, siccome sicuramente i primi giorni non è che potrò più di tanto fare, pensavo appunto di fare questi video qua, visto che comunque me l'avete chiesto in tanti, e poi mi fa piacere, diciamo, anche ricordare un pochettino quei momenti trascorsi, anche se sono passati tanti anni, ma le cose sono ancora impresse perfettamente nella mia mente, e quindi posso raccontarvele tranquillamente, anche se ormai da quelle di Manuel sono passati 15 anni. Già. Comunque, smetto di parlare perché se no già il video è così lungo, diventa ancora il più lungo. Io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!